Marcella Carlisi, oggi un incontro con il ministro Cancellieri, si fa anche il punto di questa campagna elettorale, delle tante emergenze che la città presenta, con uno slogan che lei ha scelto, Ripuliamo Agrigento. Sì, in pratica emergenze, sembrerebbe guardare alcuni spot, non ce ne sono più. Noi scontiamo il fatto che non abbiamo tanti soldi da spendere in pubblicità. Io ho un passato di lavoro in questa città che si può vedere online, si può vedere un po' dovunque, che spero sarà ben valutato dai cittadini. Ci presentiamo con una squadra di persone che ho incontrato, alcune di queste anche in questi 5 anni, e insieme abbiamo lavorato proprio per ripulire Agrigento da certi modi di fare che hanno portato la città dove, al punto in cui siamo. Quindi, se dobbiamo e vogliamo veramente salvare la città, dobbiamo ripulire da certi modi di fare, da certi personaggi che sono stati abbastanza invadenti con le politiche agrigentine, che hanno messo la città in queste condizioni. Quali le aspettative di questa elezione? Le aspettative sono quelle che la città tutta risorga e insorga contro questo sistema di cose. Quindi ci vuole una vera rivoluzione delle urne. Quindi non votare i soliti, anche se io l'ho chiamata un'elezione dei cugini della campagna elettorale, perché tutti hanno un cugino, un parente che praticamente inflaziona il sistema dei voti. E quindi questi voti saranno spezzettati, ognuno dovrà votare per il proprio caro, anche se magari non ha molta fiducia in lui perché è un proprio congiunto, e non votare magari una persona che vale. Su questo c'è l'appello al voto, di votare per voi stessi, non significa votare per il proprio parente, ma votare per qualcuno che, anche se non vi conosce, arrivato a Palazzo San Domenico farà il lavoro anche per voi. Lei ha seguito la vicenda da consigliere al Comune del Bilancio. Stiamo assistendo ora a un vero e proprio dibattito sui debiti del Comune di Agrigento. La sua opinione in merito? Che negli anni, proprio perché ci sono dei cambiamenti nella legge, si è dovuti, e questo ci è stato sempre prospettato durante l'approvazione dei bilanci, si è dovuto fare dei mutui che hanno praticamente azzerato quello che era il debito. Quindi, quando ogni anno dobbiamo pagare 3 milioni e mezzo di euro, e questo significa che stiamo lasciando dei debiti per 30 anni ai nostri nipoti, non è un qualcosa di che bello, stiamo pagando a rate i debiti. Quindi è un qualcosa che poteva fare chiunque, e soprattutto che doveva fare chiunque in seguito alle leggi che sono intercorse. Tra l'altro, un'altra campagna che si fa è che, a seguito dell'approvazione di questi bilanci, sono stati salvati, diciamo così, sono stati immediatamente inseriti, immediatamente il modo di dire, i precari storici. Il Consiglio Comunale ha rinunciato alle sue prerogative di controllo del bilancio per salvare questi. Se veramente il sindaco e la giunta volevano salvare i precari, ci davano anche la possibilità di fare in maniera consapevole, di approvare i bilanci in maniera consapevole. Invece hanno usato noi, hanno utilizzato i precari come scudo per fare votare i bilanci, noi abbiamo rinunciato alle nostre prerogative, i bilanci sono passati e loro poi hanno fatto i festeggiamenti come se il salvatore della patria, della carriera dei precari, è stato il sindaco con la sua giunta.